Di dover venire in ufficio anche questa sera non me l'aspettavo proprio. È già un miracolo che ho ritrovato la strada con tutto lo spumante che mi hanno fatto bere. Il bello è che non mi piace, ma come si fa a rifiutare a una cena di laurea? Dottoressa in lettere, con la corona d'alloro in testa, chissà com'ero buffa. Dovrebbero essere loro. Proprio così. Speriamo che non siano troppo allegri, se no addio solenne cerimonia del cambio della guardia. Già, la segretaria dattilografa Fattorino dell'organismo universitario bolognese ha finito. Se ne va e una volgarissima matricola prenderà il suo posto. Discorsi buffi, spumante, allegria. Bella allegria. Come si potessero dimenticare così 4 anni di vita passati vicino a questa macchina a lavorare e a sognare. 4 anni. Ero una matricolina arrivata fresca fresca dal paesello. A pensarci bene, tutto ebbe inizio quel giorno e fu proprio lui, zio Barba, a dare una spintarella al destino. Non mi ero accorta che mi stava osservando mentre cercavo tra gli avvisi qualche libro d'occasione che facesse al caso mio. Che faccia tosta, proprio da anziano fuori corso. Desideravo libri a buon prezzo? Lui era lì proprio per questo, bastava avessi la compiacenza di seguirlo. Naturalmente acconsentì, ignara di quello che mi attendeva. Eh sì, proprio un papiro compilato con assoluto rispetto delle tradizioni dai massimi rappresentanti della goliardia bolognese. Fortuna che avevano già fatto altre prede più ricche. Me la cavai con qualche pasta e un brindisi al quale dovetti partecipare a bocca asciutta. Però era giusto. Le tradizioni vanno rispettate, come quella dell'imberrettamento delle matricole che si fa nell'aula magna. E proprio zio Barba, il gran dignitario nel suo fastoso costume, aveva il privilegio di procedere alla solenne cerimonia della consegna. Bella cosa le tradizioni, ma all'università si va anche per studiare e la biblioteca è fatta per questo. Veramente quella sera preparavo un avviso in cui mi dichiaravo disposta a battere tesi non a scopo benefico. E riapparve lui. Sapevo scrivere a macchina? C'era un posto fatto apposta per me, che lo seguissi e di corsa. Fu così che gli uffici della nostra organizzazione mi dischiusero le porte. Barba, con tratto squisito, liquidò l'inesperto dattilografo e iniziò subito l'esame delle mie capacità. Come ci tenevo a far bella figura, chissà che speravo. E invece, dattilografa, magari. Mi affibbiarono subito mansioni di ogni genere. Era il periodo delle lezioni universitarie. Mi ricordo che dovevo persino distribuire i manifesti ai comandanti delle varie squadre d'attacco, cosiddette perché composte da attacchini volontari, famelici divoratori di colla. Erano come dei bambini. Se non la nascondevo, la sprecavano tutta in una volta. E finalmente venne il giorno delle elezioni. Tutti gli studenti dovevano votare per eleggere i loro rappresentanti, non solo gli italiani, ma anche gli stranieri iscritti all'università. Votai anch'io. Beh, per chi mi pare. Naturalmente ci voleva una segretaria al congresso universitario e neanche a dirlo toccò a me. Anche lì votazioni per eleggere i consiglieri addetti alle varie sezioni di cui è composto il nostro organismo, compresi coloro che debbono rappresentarci nell'opera universitaria, presieduta dal magnifico rettore e di cui fanno parte 3 professori e 3 studenti.
In stretta collaborazione discutono e risolvono tutti i problemi che riguardano l'assistenza universitaria, borse di studio, sussidi, buoni gratuiti per la mensa e persino la costruzione di nuovi impianti. Il nostro collegio Irnerio, per studenti meritevoli o bisognosi, ne è una prova concreta, come tanti altri sorti in molte città d'Italia per la volontà delle varie opere universitarie. Io non ci sono mai stata perché hanno pensato bene di vietare l'accesso alle donne, ma a quanto mi dicevano i colleghi, c'è tutto quello che può servire alla vita di un giovane, e albergo, studio, circolo nello stesso tempo. Sezione sportiva. Appena per gli altri cominciava il bel tempo, per me piovevano manifesti da distribuire. Però che tifo per i nostri ragazzi! La sezione viaggi e relazioni con l'estero. Anche lì il mio da fare. Una donna se rintende certo più degli uomini a disporre le cose con gusto. Ma quei bei viaggetti non erano per me, purtroppo. Io dovevo fare da cicerone, illustrare la nostra Bologna agli studenti stranieri in visita, con qualche frottola magari. Ma non sempre ero al lavoro. Sinceramente qualche balletto me lo sono fatto alle feste studentesche. Non tanti, perché c'era da prepararsi agli esami e lì le frottole non si possono raccontare. Che angoscia mentre si aspettava fuori che i professori decidano delle nostre sorti. Ventotto, tutto bene, la vita ricomincia. E poi di nuovo lavoro. La sezione culturale organizzava manifestazioni di ogni genere: cinema, teatro, conferenze, concorsi. Già, concorsi. Quante ne ho passate per quello fotografico. A qualcuno saltò in testa che ero una modella ideale. Neanche a dirlo, divenni la vittima del nostro campione dilettante, che si accaniva a riprendermi nelle pose più svariate, alla ricerca del capolavoro. Ma evidentemente l'arte fotografica era alquanto in contrasto con la nostra sezione jazz. Ricordo ancora i concerti del nostro coro polifonico nel cortile di Renzo, così suggestivo. E venne il gran giorno, la laurea. Le parole del preside di facoltà mi suonavano solenni nelle orecchie. Ero emozionatissima. Dottoressa, finalmente. E ora? Ora tutto questo è finito. E nel mio ufficio, al mio posto, fra poco ci sarà un altro. È giusto. La vita è una ruota che gira, ma ad ogni giro si stringe un poco il cuore. Fra poco saranno qui. Ma perché attenderli? Non voglio commuovermi.
Non mi piace far la figura della stupida. Già, discorsi buffi, spumanti, allegria. La segretaria dattilografo a Fattorino se ne va e una matricola prende il suo posto. Non si sono neppure accorti che io non c'ero. È giusto, io ho finito. Ero certa. Tu solo, zio Barba, hai capito. Addio. Addio, vecchio amico.